9 gol subiti nelle ultime 3 gare di campionato e una situazione di classifica che, complice anche la vittoria nel posticipo del Ravenna sul Pordenone, complica ancora di più la situazione in casa Teramo. Il penultimo posto, seppur in coabitazione con il Sant'Arcangelo, è un risultato che ad inizio stagione non sembrava minimamente preventivabile. Il diavolo è in crisi profonda, il cambio di panchina non ha sortito gli effetti desiderati e le critiche piovute addosso alla squadra, allo staff tecnico e alla dirigenza sono l'ultimo tassello di una situazione al limite dell'esplosivo. Domenica si era anche sparsa la notizia, poi rivelatasi priva di fondamento, di un esonero per Palladini. Nulla di tutto questo, almeno per il momento, con il direttore sportivo Federico che anche sabato, dopo la debacle pesante col Bassano, ha fatto scudo all'allenatore, visibilmente provato. È chiaro tuttavia che questo andazzo non può essere portato avanti per sempre. Domenica c'è una gara complicata, per non dire impossibile, a Padova contro la capolista. Si dirà, non la partita nella quale il Teramo deve fare punti. Tutto giusto in teoria. Ma è anche vero che la settimana successiva al Bonolis arriva proprio il Sant'Arcangelo e lo spettro di arrivare ultimi in classifica a Teramo si fa strada in maniera prepotente. Altrettanto evidente che il presidente Campitelli, al netto della querelle con la tifoseria, non potrà difendere per sempre l'andamento di una squadra e di una conduzione tecnica che ha portato finora 2 punti in 5 partite. Un ruolino troppo misero per poter giustificare una conferma ad ogni costo, anche considerando che Asta è ancora sotto contratto e la tentazione di richiamarlo inizia a farsi strada. All'Euganeo si spera possa tornare a disposizione Bacio Terracino, uscito malconcio dalla sfida di sabato pomeriggio. Non ci sarà Varas, che sconterà il secondo turno di squalifica, e sarà out anche Amadio, che ha rimediato il rosso col Bassano. Centrocampo dunque da inventare, con De Grazia e Ilari unici titolari a disposizione e con Graziano che potrebbe essere il terzo nella mediana in Veneto, a meno che Palladini non decida, come ha fatto intuire anche sabato, di poter cambiare anche sistema di gioco. Ma per lui, fedelissimo del 4-3-3, sarebbe una sconfitta e un'ammissione implicita che qualcosa proprio non va. Padova e Sant'Arcangelo saranno 2 esami fondamentali per il tecnico, altrimenti il ribaltone sarebbe inevitabile.